La WILM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è una ONLUS, è nata in Italia nel 1961 e conta oltre 70 sezioni in tutta Italia con circa 13.000 soci. È un'associazione laica, partitica e a base volontaristica. La sezione di Torino è operativa dal 1967. È guidata da un consiglio direttivo composto da 11 membri che vengono rieletti ogni 3 anni dall'assemblea dei soci. Che cosa fa la WILM? Cerca di combattere in tutti i modi possibili la distrofia muscolare, cercando di aiutare sia i distrofici che le loro famiglie. Purtroppo contro la nostra malattia, la distrofia muscolare, non esiste ancora una cura. È uno degli scopi proprio della WILM, sezione di Torino, è quello di aiutare la ricerca affinché trovi un rimedio. Un'altra finalità della WILM è quella di divulgare il più possibile la conoscenza della distrofia muscolare e lo fa anche attraverso una rivista che si chiama Vincere Insieme. Inoltre dei volontari della WILM vanno nelle scuole dell'obbligo a sensibilizzare i bambini sulla diversità e sulla disabilità in generale. Un altro obiettivo è quello di appoggiare i miodistrofici affinché si riduca la loro emarginazione e si favorisca la loro integrazione sociale. Le malattie neuromuscolari sono un vasto insieme di patologie molto diverse tra di loro. In effetti alcune possono essere di tipo genetico e altre no. Si calcola che mediamente l'1% dell'intera popolazione può essere colpito da una di queste malattie. La distrofia muscolare è una patologia che appartiene alle malattie neuromuscolari. È una malattia di tipo genetico, nel senso che è molto probabile che si trasmetta di padre in figlio, ed è una malattia che è caratterizzata dalla perdita di elasticità dei muscoli. È una perdita che purtroppo è progressiva, quindi non si arresta. E quindi nelle forme più gravi di distrofia muscolare questi muscoli da elastici si trasformano in tessuto connettivo. In parole povere, come se dei muscoli funzionanti fossero come degli elastici, cioè hanno la proprietà di allungarsi e di accorciarsi. Con la distrofia muscolare, con la perdita di questa elasticità, il muscolo, la fibra muscolare, diventa come una corda, quindi non permette più alcuni movimenti del corpo. Questa progressiva perdita della capacità dei muscoli di contrarsi ovviamente causa una debolezza molto marcata, che ci porta a dover utilizzare delle carrozzine per camminare, ci porta a non poter muovere le braccia. Ovviamente l'autonomia è molto ridotta. In alcuni stadi avanzati della malattia si arriva addirittura anche all'insufficienza respiratoria e all'insufficienza cardiaca. Accanto alle forme gravi di distrofia muscolare ne esistono altre che hanno un decorso più benigno. Purtroppo tutte sono però caratterizzate dalla incurabilità, non esiste una cura efficace, risolutiva per la distrofia muscolare. Però non siamo totalmente impotenti, possiamo combattere contro di essa, possiamo combattere grazie ai farmaci, possiamo combattere grazie alle correzioni chirurgiche. Soprattutto possiamo combattere grazie all'assistenza ventilatoria effettuata con delle attrezzature molto sofisticate. Nei laboratori di tutto il mondo, però, recentemente sono stati compiuti importantissimi progressi sullo studio della terapia genica. Consigliamo però di non rivolgersi mai a chi opera al di fuori del ristretto ambito medico-scientifico. Purtroppo le pratiche di medicina alternativa non producono nulla di positivo e quindi bisogna esclusivamente rivolgersi a chi opera nel ristretto ambito medico-scientifico. In molte regioni italiane esistono dei centri specifici dedicati agli ammalati neuromuscolari e poi accanto al paziente operano tante figure di specialisti, specialisti come neurologi, fisiatri, pneumologi, cardiologi, ortopedici, rianimatori, genetisti.
accanto a questi specialisti che si occupano di aumentare la qualità della vita dei loro pazienti, esiste un'altra figura che per noi miodistrofici è molto importante, è quella del ricercatore scientifico, perché speriamo che proprio da lui provenga domani il tanto atteso annuncio. La distrofia muscolare finalmente è stata sconfitta. Parliamo adesso delle risorse. A questo punto io direi di dividere in risorse umane e in risorse economiche. Le risorse umane sono tutte queste persone che mettono a nostra disposizione il loro tempo, e tra queste metterei anche i ragazzi che usano la carrozzina, quindi i ragazzi affetti da distrofia muscolare, che grazie al loro apporto e quello dei volontari riescono a portare avanti quelle che sono le attività dell'associazione. Parlando delle risorse economiche, noi abbiamo degli introiti dovuti ai nostri tesseramenti dei soci che aggirano da parecchi anni attorno ai 500. Ultimamente è da alcuni anni che noi effettuiamo anche dei progetti con il comune, con la provincia, e poi in particolar modo abbiamo un contributo su una legge regionale dell'87 con la regione, proprio per le nostre attività di integrazione sociale e divulgazione di quelle che sono le nostre attività. Ai nostri oltre 500 soci, la WIND di Torino offre vari servizi. La sezione di Torino resta aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 6 di sera. Oltre a lavori di segreteria, la sezione è un vero e proprio punto d'incontro tra i soci e i sostenitori della sezione. Nella nostra sede mettiamo a disposizione tre sportelli informativi, legislativi e legali. Oltre a ciò, ai nostri soci in carrozzina offriamo un servizio di trasporto con i nostri tre mezzi adattati a trasporto disabile. Così, se hanno bisogno di andare a fare una visita o al cinema, a fare una commissione, con i nostri volontari li accompagniamo dove vogliono. Facciamo periodicamente degli incontri di aggiornamento con i medici e offriamo un servizio di mantenimento muscolare passivo. Inoltre, da un po' di anni facciamo delle escursioni culturali e ricreative. Ci sono inoltre due appuntamenti fissi che sono il pranzo prenatalizio e la gita estiva a Grotta a Mare. Appoggiamo anche le nostre squadre di hockey in carrozzina, i Dragons Grugliasco e i Magic Torino. Assegniamo delle piccole borse di studio ai nostri soci che vanno ancora a scuola e realizziamo in collaborazione col Comune di Torino dei corsi di rianimazione cardiopolmonare e di pronto soccorso. Tra le varie attività che la WIDM di Torino svolge c'è sicuramente quella di gestire i database dei nostri soci, sia quelli distrofici che quelli ordinari. Poi partecipiamo alla vita associativa della WIDM sia regionale che nazionale, e poi appoggiamo il coordinatore regionale piemontese. Inoltre organizziamo e partecipiamo a riunioni, incontri, conferenze, manifestazioni, serate danzanti, cene benefiche, tutte attività che ci permettono di farci conoscere sia quello che facciamo noi in associazione che cos'è la nostra malattia. E poi ogni anno nelle varie piazze di Torino allestiamo dei banchetti per la giornata nazionale, dove distribuiamo le nostre farfalle con dentro dei cioccolatini. Il nostro impegno quotidiano, i nostri sforzi e la nostra fatica sono tutti gesti compiuti nel ricordo di tanti amici, tanti ragazzi miodistrofici scomparsi negli ultimi anni. Giorno dopo giorno,
tappa dopo tappa, conquista dopo conquista, continuiamo con passione e con spirito di sacrificio il nostro percorso. Adesso che ci conoscete un po' di più, vi invitiamo a venirci a trovare, vi aspettiamo. Abbiamo bisogno di voi, sono sicuro che insieme possiamo fare tanto. Vi aspettiamo.